Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su Palworld e in questo video andremo ad affrontare il secondo boss. Ci troviamo esattamente in questo punto qui, quindi basterà dall'inizio del gioco, quindi dalla pianura degli inizi, andare su dritto per dritto. Se avete un pal volante, utilizzatelo, molto molto comodo. Questa zona è fredda, per cui mettetevi questa pelliccia qui, l'armatura di metallo per il gelo o comunque un'armatura per il gelo, andate a craftarla, la sbloccate a livello 9, sbloccate questa semplice e a livello più avanzato, come il livello 18 avete l'armatura di pelliccia per il gelo, io ho sbloccato direttamente a livello 27 l'armatura di metallo per il gelo, direttamente questa che dà molta più protezione. Poi mi raccomando, lo scudo fondamentale, perché vi dà praticamente, non è una barra completa degli HP, però sono comunque una protezione da 260 punti che non ci fa assolutamente schifo. È come avere un'altra barra sostanzialmente, perché alcuni colpi che vi one shotterebbero in questo modo invece vi salvano la vita. Detto ciò, proviamo a catturare il mostro, quindi il boss. Quindi ci spostiamo e andiamo sempre qui al piccolo insediamento, come vi ho mostrato nel video del precedente boss, del primo boss, solo che avendolo già catturato voi non avete potuto vederlo. Lo facciamo con questo secondo, vediamo se funziona. Quindi ci trasferiamo qui, aspettiamo che spawnino tutti e tac, bottarella, ci spostiamo subito, andiamo in su, ci arriviamo. Vai, questa levetta è tutto molto scomodo ed entriamo all'interno della torre. Dove sta? L'ho già persa. Ci facciamo una corsetta e qui abbiamo l'entrata. Vai, affrontiamo il boss. Ci guardiamo la cutscene perché non l'ho ancora vista, giustamente. Che fai della Birdie? Salve, salve. Che bellina. Sto venendo totalmente random, cioè non ho idea. Ah, ok, erba. Sembrava di ghiaccio a vederla con quel bastone, invece è di tipo erba. Bene, abbiamo il pal giusto. Gli diamo fuoco. Che problema c'è? Bellissima. Lily e Lilien. Ok. Taci tua, ma sei pazzo? Allora, vediamo se riusciamo a farlo funzionare. Aio, taci tua, signore. Gli ha dato una botta, bravissimo. Ora, in teoria, dovremmo poterla catturare, vedete? E l'abbiamo catturata. Solo che io mi sono portata tutto e adesso tocca che mi suicidi e devo venire a recuperare la roba. Ma va bene, tanto dobbiamo batterla. In questo modo potete catturare il boss. E non è male, vi prendete i punti, esperienza e vi catturate il boss. Ragazzo, a parlà, mi dovete lasciare sta, cioè proprio, anche meno, anche meno. Una volta fatto questo, visto che non si può uscire dalla torre, cosa facciamo? Andiamo nelle opzioni e facciamo muori e riappari. Quindi dopo torneremo qui con il freddo. Io ho lasciato l'armatura qui. Sono un genio, ma non importa. Ci spostiamo magari qui. C'è un altro viaggio veloce. E poi ci spostiamo direttamente qui. Così abbiamo azzerato il livello di ricerca. Fa un freddo assurdo. E dovevamo andare a recuperare tutto. Potevo anche recuperare prima gli HP, ma dovremmo comunque arrivare in tempo, vero? Sì. Insomma, momenti di panico. Attenzione. E recuperiamo il tutto. E in questo modo possiamo andare a catturare il boss. Così ce l'abbiamo, ci ricollezioniamo tutti e via. Ci prendiamo anche questo. Ora, visto che l'abbiamo catturato, possiamo affrontarlo. Io nel mentre ho livellato un po' perché ho fatto altri video e quant'altro, ma comunque l'importante è vederne il moveset. Ovviamente, essendo un pal di erba, ne necessitiamo di un pal di fuoco per andargli a fare molto molto più danno. Siamo più interessi, abbiamo già visto, sei fighissimo come ti pare. Io ho il mio Bushi che è di livello 50 ormai, però insomma anche voi andate in giro, livellate, fate cose, attenzione, così che ciò, però deve funzionare perché sennò qui affittiamo a capodanno. E con tutto che è di livello 50 non crediate che non è che gli faccia tutto questo danno. Io ho ancora le armi quelle basse basse, ho solo al momento craftato le armature più alte, però insomma, secondo me la tecnica migliore è questa. Quando volete usare questi poteri dei pal, dovete inquadrare l'obiettivo e premere il tasto, altrimenti il pal non parte. Lo dico per chi magari non è stato attento, gli è sfuggito, può capitare, e quindi non gli parte, diciamo, la super mossa se non andate ad inquadrare l'obiettivo. Ora ve lo rimostro, se non muore prima, sto pipetto. Aspetta, vai, vedete? Così poi parte e fa quello che deve fare. Adesso lo andiamo magari a sostituire, che è già mezzo morto.
morto, adesso ho portato il mio Orzek e vi fate una squadra di pal di fuoco molto meglio. Signorina, abbia pazienza, andiamo di fretta, proviamo con il fucilozzo quanto danno gli facciamo, scusi eh. Ah beh dai, non male direi, non male. Quello che ci vuole un quarto della ricarica e ricambiamo. Lui, ci piace lui. Lo andiamo a cavalcare. Attenzione. Vai, cattiveria. Lui è fortissimo, mi piace tantissimo. Con il lanciarazzi lo adoro. Ecco, se poi, però dovete avere della mira, non come me. Vogliamo. Oh, signori, abbia della pazienza. Ok, andiamo, sostituiamo e prendiamo lui. Ah, non abbiamo ancora ricaricato. 4 ore per fare una ricarica ogni volta. Yeah, signorina, non ha scampo a sto giro. Comunque, fatevi uno scudo, giovani. Anche quello più basso, se non riuscite a fare quelli più alti perché siete di livello più basso, non avete materiali. Nel caso, comunque, sul canale trovate i video per recuperare tutti i materiali che ci sono nel gioco molto, molto facilmente. Dategli un'occhiata. C'è sempre il link in descrizione e nel primo commento pinnato. Adesso te do il colpo di grazia con lui, su via. Vai, Jet. Jet, una sputa e una fa fuori, che c'è, a posto. Per recuperare questo pal, giovani, c'è il video sul canale che vi mostra come recuperarlo facilmente, per cui anche lì dategli un'occhiata, perché è veramente, veramente tanto utile. Questo l'avevo già attivato, per cui a posto, potete attivarli con un pal volante anche prima di affrontare la boss fight, per cui andate tranquilli. Detto questo, giovani, ovviamente così per dimostrazione, per farvi vedere il moveset e magari per darvi qualche consiglio su quale pal utilizzare, vi porterò anche le altre boss fight. Ovviamente potete catturarli tutti con il metodo che vi ho mostrato. Non so se lo farò, se catturerò anche gli altri, insomma vediamo un attimo. Finché comunque questo glitch tra virgolette non viene corretto, potete catturarli tutti, non preoccupatevi, per cui approfittatene. L'importante è non attaccare il boss, come detto, lo fate colpire dai poliziotti che vi stanno inseguendo e aspettate insomma che si sposti un attimo, che si infili in un angolo, e poi tirate la palletta e lo acchiappate e ve lo portate a casa, dopodiché lo affrontate. Oppure è anche un buon metodo per andare a farmare punti esperienza, perché se lo fate col boss finale, che comunque vedremo, vi porterò comunque a breve, per cui ovviamente iscrivetevi e attivate la campanella, potete comunque farmare un sacco di punti esperienza, quindi in questo modo raggiungete il livello 50 in maniera molto molto più easy. Detto questo, come al solito, grazie mille e alla prossima.